Buongiorno, questo è il pacchettino della seconda collaborazione con il sito In Love Arts e ho scelto alcuni tipi di fustelle. Quindi io vi lascio come al solito, ormai lo sapete, giù nell'info box tutti i link di riferimento, quindi il link del sito, il link delle fustelle che ho scelto e anche il mio codice sconto. Prima di farvi vedere le fustelle che ho scelto sul sito In Love Arts, voglio farvi vedere questo logo, perché questo è il logo di Coco Rosa. Sapete che io ho già collaborato diverse volte con Coco Rosa e insomma, mi sembra un po' una cosa particolare, quella di trovare comunque il logo di Coco Rosa sulle fustelle di In Love Arts. Nella precedente collaborazione con il sito In Love Arts, le fustelle mi sono arrivate senza logo. Quindi ogni bustina aveva la sua fustella, ma non c'era nessun tipo di logo. Quindi presumo, deduco da questo che Coco Rosa mandi o collabori con altri siti con le sue fustelle. Non lo so. Iniziamo da questa qui, che è la, diciamo, un pochino più grande. Vi faccio vedere sempre il codice, che è questo qui. E la fustella che ho scelto è questa. Allora, stesso discorso delle altre fustelle. Proverò quelle che passano attraverso la sidekick, le altre le metto da parte e quando avrò la big shot userò anche quindi le fustelle più grandi. Quindi questo è il primo tipo di fustella che ho scelto e anche qui partiamo dalla forma più piccola fino ad arrivare alla forma più grande che sarebbe questa qui esterna. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 5 fustelle. Ora passiamo a questa qui, quindi vi faccio vedere sempre il codice. Questa è la piuma e con questa piuma, a parte abbellire cartoncini, bigliettini, eccetera, eccetera, oppure decorare l'album dello scrapbooking, secondo me ci si può realizzare benissimo anche un segnalibro, quindi fustella a forma di piuma. Poi vi faccio vedere, così non le tiro fuori, le lascio nella bustina e poi le andiamo ad utilizzare insieme. Andiamo a provare i vari tagli di queste fustelle. Allora, partiamo sempre dal codice, eccolo qui, e qui abbiamo tre cornici. E sono comunque due rettangolari e una quadrata, quindi questa qui è la più piccolina ed è rettangolare, questa un pochino più grande ed è una cornice quadrata e poi abbiamo questa qui che è ancora più grande ed è una cornice rettangolare. Poi codice e questa è la fustella a forma di triangolo e anche qui partiamo dalla fustella centrale che è la più piccolina fino ad arrivare alla fustella più grande, quindi anche qui andrò a provare tutte le fustelle che riescono a passare attraverso l'apertura della sidekick. Adesso ci rimane l'ultima fustella e questa fustella è carinissima, è veramente molto carina. Abbiamo i due uccellini, abbiamo tutti questi cuoricini, c'è il ramo e in più abbiamo anche la scritta. Direi di passare a provare qualche fustella, magari due fustelle in questo video, e poi andiamo nel secondo video a provare le ultime rimanenti, quindi magari due in questo video e tre nel prossimo video, proprio per provare in questo modo tutte le fustelle che ho scelto. Voglio provare le fustelle a forma di cornice e sono queste qui. Adesso le separo, le ripulisco dagli spuntoni, quindi vado a togliere questo. Taglio il cartoncino a misura. Ecco, quindi lo posiziono qui.
e vado a passare sotto la sidekick. Ho fatto fare avanti e indietro 2-3 volte in modo da tagliare per bene. Otteniamo queste due parti, quindi la cornice con cui poter decorare come al solito dei bigliettini, l'album dello scrapbooking, e poi ci rimane la parte centrale su cui possiamo inserire comunque i nostri orecchini a lobo. Quindi questa parte qui non si butta ma si riutilizza. Quindi facciamo la stessa cosa con questo, quindi taglio, anche qui sarà la stessa identica cosa, quindi otteniamo la cornice e otteniamo la parte centrale. Basta anche solo una volta. Otteniamo anche qui la cornicetta e la parte centrale che possiamo riutilizzare. Queste sono le fustelle, quelle a cornice. Ho provato solamente la rettangolare più grande e la quadrata. La rettangolare piccola, insomma, è la stessa cosa di questa, solo che in versione piccola. Adesso cosa vogliamo provare? Io direi di andare a provare la piuma. Ok, proviamo la piuma. Adesso proviamo la piuma, quindi cartoncino nero, passo il tutto attraverso la sidekick. Questa è la piuma e devo dire che il taglio è venuto benissimo, anche perché il cartoncino è abbastanza spesso, è di una grammatura, cos'è questa qua? 350? 350 grammi? Quindi un cartoncino un pochino più spesso. E ora vi faccio vedere lo stesso taglio realizzato con un cartoncino più sottile, questo qui, questo è molto più sottile. Come vedete, tutte le varie parti interne della piuma si sono tolte. Quindi o noi possiamo incollare il cartoncino più sottile sul cartoncino più spesso e otteniamo questo. Oppure qui vorrei fare lo stesso lavoro che ho fatto per gli orecchini. Su questa base nera voglio passare i colori con le varie interference, quindi viola, blu, verde, eccetera, eccetera. E poi ricoprire il tutto con la resina UV. Un'ultima cosa, se volete vedere come lavoro con i pigmenti e la resina UV questa piuma, fatemelo sapere nei commenti. Così farò un video a parte e insomma, dove andremo a lavorare esclusivamente con i pigmenti, con le interference e con la resina UV. Quindi io aspetto i vostri commenti, vi lascio tutti i link di riferimento giù nell'info box e vi do appuntamento al secondo video in collaborazione con il sito In Love Arts. E niente, quindi aspetto i vostri commenti, fatemi sapere se volete vedermi lavorare su questa piuma. Io vi saluto, vi mando un mega bacione, vi auguro una buona giornata e ai prossimi video. Ciao!